Era da un po' di tempo che non mi sorprendeva così tanto uno smartphone e tra l'altro ho provato il suo fratellino qualche tempo fa. Avete capito di chi si tratta? Snapdragon 865, un software leggero, abbastanza ottimizzato per una durata della batteria davvero entusiasmante. Adesso ve lo racconto meglio e vi racconto sia i pregi che i difetti di questo smartphone. Eh sì, parlavo proprio di Motorola Edge Plus, qualcuno di voi c'era già arrivato, fatemelo sapere all'interno dei commenti. Uno smartphone top di gamma, premium, ma facciamo due passi indietro e iniziamo dal design. È letteralmente identico a Motorola Edge, lo smartphone che ho provato qualche video fa. Stesse dimensioni, peso leggermente più alto, parliamo di 208 grammi, e un form factor allungato 21 noni. Come sappiamo, questa forma più allungata è sicuramente più maneggevole, migliora diciamo la presa con una sola mano, ma ovviamente raggiungere gli elementi più in alto dell'interfaccia risulta sempre più difficile. Frontalmente poi c'è questo display con i bordi laterali di tipo Edge, che ovviamente devono piacere, però sicuramente fanno il loro effetto. Un pannello da 6,7 pollici, quindi decisamente ampio, ma assolutamente di qualità. Parliamo di un OLED con tecnologia HDR10 e refresh rate che passa da 60 a 90 Hz. Lo stesso di Motorola Edge, li ho messi fianco a fianco e sono davvero identici. Mi restano qualche dubbio sulla costruzione, che in mano sembra uno smartphone solido e bello compatto, però le giunture dei vari materiali mi lasciano ancora un po' perplesso perché non sembrano così rifinite. Sarà questa difficoltà ovviamente nell'andare a incastrare il vetro con un frame così piccolo in alluminio, però diciamo che non mi ha fatto impazzire. Rispetto a Motorola Edge però c'ha una particolarità molto interessante, ovvero il fatto di avere questa scanalatura sui bordi superiore e inferiore che migliorano di fatto la presa, permettono ad esempio al mignolo di andare a incastrarsi all'interno di questa concavità e quindi la presa è molto più salda. Invece su Motorola Edge il bordo è proprio piatto. Lato multimediale è uno smartphone che ovviamente non lascia a piedi, perché questo ampio display unito a un comparto audio che utilizza entrambi gli speaker, sia quello della capsula auricolare sia quello inferiore, è decisamente appagante, e non ho notato nessun problema che invece avevo rilevato su Motorola Edge, dove la capsula auricolare era un filo più bassa rispetto all'altoparlante. Questo provocava ovviamente una distorsione dell'effetto stereo. Qui invece nessun problema, quindi ben fatto. Sotto al display poi c'è il sensore di impronte digitali, che ho trovato più reattivo rispetto a Motorola Edge, mentre su affidabilità direi che siamo sullo stesso livello, ovvero ottimo. Ma la cosa più interessante ovviamente è come Motorola ha sfruttato questi bordi per andare a inventarsi delle soluzioni software che li rendano di fatto utili, no? Perché effettivamente se guardiamo lo schermo frontalmente non vediamo i bordi, essendo di 90 gradi, anzi la luminosità tende ad andare verso il grigio scuro e quindi praticamente diventano invisibili. La prima soluzione è il fatto di avere un pulsante dedicato che possiamo ovviamente attivare sul bordo. Ovviamente possiamo anche spostare, decidere dove collocare per essere meglio a nostra portata, e questo pulsante permette di interagire diciamo all'interno del sistema. Con un doppio tap per esempio possiamo andare a ridurre o aumentare la schermata. In questo modo andiamo a rendere scuri i bordi e tutti gli elementi saranno ben visibili sullo schermo. Altrimenti rischiamo che su alcune app, come ad esempio il browser, alcuni testi scivolino lungo i bordi. Con uno swipe dall'alto verso il basso invece possiamo tirare giù la tendina delle notifiche e un ulteriore swipe dello stesso tipo apriamo i collegamenti rapidi, mentre con uno swipe dal basso verso l'alto accediamo direttamente alle applicazioni recenti, al task manager. Con un secondo swipe invece entriamo direttamente nelle applicazioni. In ultimo, con uno swipe orizzontale verso il centro invece apriamo una tendina diciamo di collegamenti rapidi ad applicazioni o funzionalità che ovviamente possiamo andare a decidere liberamente. Non solo però, perché se abbiamo lo schermo rivolto verso il basso abbiamo la funzione luce sui bordi, che praticamente alla ricezione di una chiamata oppure di una sveglia o di una notifica questi si illumineranno, così ci viene notificato appunto l'arrivo di questa nuova di questo avviso. Ma ancora più interessante secondo me è nei giochi, dove c'è Moto Game Time che attiva i tasti tipici diciamo dei gamepad L ed R, e questo ci aiuta all'interno dei giochi per andare a eseguire azioni che altrimenti dovremmo fare sullo schermo, andando ovviamente ad occupare un po' di visuale. Il restante del software è ovviamente Android 10, con una leggerissima
personalizzazione di Motorola, poi tutte le funzionalità che in realtà racchiude all'interno dell'app Moto. Nel complesso un software ovviamente super reattivo, super stabile, e devo dire che anche rispetto a Motorola Edge ho notato una piacevolezza d'utilizzo decisamente superiore. A livello tecnico invece è uno smartphone super completo, come già vi ho detto a inizio video, Qualcomm Snapdragon 865, quindi il processore di ultima generazione di Qualcomm, con ovviamente connettività 5G, 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna UFS 3.0, insomma la memoria assolutamente non sarà mai un problema di questo prodotto. Interessante che ci sia il foro per il jack delle cuffie, ma purtroppo è assente una certificazione contro acqua e polvere, e infatti questo smartphone non è impermeabile ma semplicemente protetto da spruzzi d'acqua generici. A livello di performance ci siamo, assolutamente ci siamo, anzi mi è piaciuta tantissimo la calibrazione della CPU da parte di Motorola su questo smartphone, perché ha un comportamento molto lineare, non scalda mai ma non presenta nemmeno il minimo lag o rallentamento, davvero un risultato che non avevo ancora trovato su nessun altro smartphone di questa fascia. La gestione della RAM invece l'ho trovata eccessivamente conservativa, andando ad occupare solo 6 dei 12 GB disponibili, e proprio per questo motivo mi aspetto solo possibili miglioramenti con ovviamente futuri aggiornamenti. È dotato di connettività 5G, e a proposito di connettività è uno smartphone che prende bene, leggermente sopra la media, niente di eccezionale, secondo me siamo sotto S20 Ultra 5G, però insomma sempre su altissimi livelli. Ma l'aspetto più interessante di questo smartphone è indubbiamente la batteria, con cui ho titolato questo contenuto, perché all'interno c'è una 5000 mAh che garantisce un risultato eccezionale per quanto abbiamo visto finora appunto da parte di altri smartphone sul mercato. Infatti riesce a fare tranquillamente oltre 7 ore di display acceso con ancora un 20% di carica residua. Questo vuol dire che potenzialmente può arrivare anche a 8-9 ore di utilizzo. In sintesi potete fare sicuramente 2 giorni di utilizzo, mentre se avete una giornata particolarmente stress indubbiamente lui vi porterà a sera, e in questo momento è lo smartphone con il miglior risultato su questa fascia, quindi sui top di gamma con Snapdragon 865 a bordo. Il sensore principale è da 108 megapixel con apertura f1.8, pixel grandi 0,8 micrometri e tecnologia quad buyer, quindi pixel binning, va a unire praticamente 4 pixel per formarne uno virtuale tra virgolette da 2,4 micrometri. In questo modo, come lo Xiaomi Mi Note 10, scatta fotografie a 27 megapixel e non come invece S20 Ultra che le scatta a 12 megapixel perché ha un nona binning. Ma ovviamente può scattare anche a piena risoluzione tramite la tecnica della demosaicizzazione. Poi c'è un sensore da 8 megapixel f2.4 teleobiettivo 3x, quindi zoom ottico, e un ultra grandangolare da 16 megapixel f2.2, oltre a un sensore di profondità. Ma passiamo ai risultati. La qualità in generale è buona, ma non di più. L'elaborazione software tende a mostrare sempre un po' di rumore nelle zone di ombra, questo sia con la fotocamera grandangolare che standard. Molto meglio le macro, invece, con buona illuminazione, mentre lo zoom ottico 3x diciamo che fa quel che può. Considerando che anche con la modalità notturna si supera di poco la sufficienza, non mi resta che sperare in aggiornamenti software volti ovviamente a migliorarne la resa. Interessanti invece le varie modalità di scatto, che pur non essendo una novità di questo smartphone in particolare, sono sempre molto gradite per scatti un po' più artistici e creativi, come ad esempio il campionamento colore, che permette di isolare una tonalità andando a desaturare tutti gli altri colori. In video può registrare fino alla risoluzione di 6K, non 8K con il sensore principale, idem in 4K e in Full HD a 60 fps. Solo alla risoluzione Full HD a 30 fps è finalmente possibile passare da un sensore all'altro durante la registrazione. Discreta la stabilizzazione ottica, ma decisamente meglio quando si aggiunge anche quella digitale, tuttavia in questo caso esegue un crop sull'immagine decisamente importante. È dotato poi di ricarica rapida 18 watt, wireless a 15 watt e anche della ricarica inversa, quindi può trasferire la sua energia a un altro prodotto, e questo è sicuramente utile dato che ha una batteria praticamente infinita. E questo era tutto ciò che avevo da dirvi riguardo Motorola Edge Plus, uno smartphone che, come avete capito, mi è piaciuto, mi ha soddisfatto. Ovviamente non ho visto una differenza di 500 euro rispetto al Motorola Edge, perché lui costa 1199 euro di listino mentre l'altro 699 euro, e ovviamente a questi prezzi non si può preferire
preferire questo prodotto. Però su Amazon è già sceso di ben 200 euro, quindi penso e spero che il suo prezzo sia destinato semplicemente a calare. Si trova infatti a 999 euro già oggi, a poche settimane dal lancio. Ed è un prodotto che nel complesso è consigliabile, scivola semplicemente sulla certificazione IP68, su questo comparto fotografico dove con qualche aggiornamento può sicuramente dare molto di più, mentre tutto il resto mi ha lasciato davvero davvero soddisfatto. Bravo Motorola, continua così, ovviamente abbassando i prezzi. Era davvero tutto, vi ringrazio per aver scelto ancora una volta tutto Android, lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto, iscrivetevi ovviamente al canale per non perdervi i prossimi contenuti e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!